Nespolino ci presenta il suo lavoro di Catherine di valutazione dello sviluppo cognitivo dal titolo Strumenti informatici per alunni con DSA. Buonasera. Allora, la tesi è incentrata appunto sulle strumentazioni informatiche per alunni con disturbo specifico dell'apprendimento. In particolare, dal principio è importante tenere in considerazione che questi alunni possono essere confusi con dei semplici bambini che possono incontrare delle difficoltà in aula. Invece, fondamentale è tener conto che alla base di una semplice difficoltà e di un vero e proprio disturbo specifico ci sia praticamente la difficoltà, quindi a cambiare e a superare questa difficoltà. Quindi è opportuno anche che l'insegnante sia preparato e pronto a riuscire a individuare tali difficoltà in un bambino. E da quel momento quindi avvertire la famiglia e chiedere possibilmente un controllo clinico, e soltanto dopo un responso a un controllo clinico è possibile diagnosticare il disturbo specifico dell'apprendimento, che può comprendere sia la scrittura che la lettura, che anche l'abilità di calcolo. Negli ultimi anni si sono sviluppate delle tecnologie per aiutare questi bambini lì dove metodi tradizionali non hanno funzionato. Si basano su tre principi fondamentali, ovvero le operazioni di screening, che sono atte a individuare nei brevi tempi possibili i bambini con disturbi specifici. Anche un altro principio sono gli interventi riabilitativi e rieducativi, devono prima prefissarsi un obiettivo, dopodiché riuscire a trovare il metodo opportuno per riuscire a conseguire questi obiettivi prefissati. E il terzo invece sono gli strumenti compensativi. Per quanto riguarda le operazioni di screening, vengono somministrate già dalla prima elementare e soltanto in un secondo momento, dalla seconda elementare in poi, è possibile ottenere risultati. Invece gli interventi riabilitativi e rieducativi devono prima, come ho detto, prefissarsi un obiettivo, dopodiché riuscire a trovare le strumentazioni adatte. E qui subentrano appunto gli strumenti compensativi, che si dividono in diverse categorie, come ad esempio software che possono essere sia gratuiti che anche a pagamento, che servono a facilitare il bambino nell'approccio con la strumentazione informatica, ma anche per esempio l'apprendimento intelligente, che può scrivere su una qualsiasi superficie e che in automatico decodifica questa scrittura e la trasforma in una scrittura digitale, ma anche tastiere specifiche o anche mouse specifici devono essere catalogati all'interno delle strumentazioni compensative. È importante e fondamentale tenere conto che un disturbo specifico dell'apprendimento non è una questione che subentra in un secondo momento all'interno del bambino, ma è una condizione innata e genetica, per cui quello che è importante tener conto è che bisogna aiutare il bambino ad alleviare gli effetti di questo disturbo e non si debba pretendere che questi effetti vengano annullati, poiché è una condizione genetica. Prego, buonasera. Allora, per decidere di chiederlo alla clinica,